Marina La Rosa e Gilles Rocca sono stati due grandi protagonisti dell'ultima edizione della Talpa, sfortunata a livello di ascolti, ma molto apprezzata dalla bolla del web che ha applaudito la scelta del cast e delle varie dinamiche basate sull'investigazione e non sugli amorazzi da GF. Proprio in questi giorni i due hanno rilasciato due interviste, la prima a Casa Chi, il secondo a CD. Marina La Rosa, ovviamente, ha deciso di tirare fuori gli artigli graffiando Lucilla Agosti con cui ha avuto, proprio alla Talpa, degli screzi. La scelta di far fare la Talpa a Lucilla è stata perfetta perché è la più anonima e nessuno avrebbe sospettato di lei. Amo. Gilles Rocca, invece, ha parlato del programma in generale annunciando che Mediaset è felice e che ci sarà un'altra edizione. Se l'allero, il programma non è andato male come tutti pensano, il programma era suddiviso fra Canale 5 e Mediaset Infinity. Canale 5 faceva 1,5 milioni di telespettatori? Ma 1 milione di telespettatori li facevano in streaming. L'unico errore che hanno fatto è che lo spoileravano un po' troppo in streaming. Le prove le vuoi mettere in streaming? Mettile, va benissimo. Però magari il risultato della prova mettilo solo su Canale 5 in modo che quel pubblico che ha curiosità su come andranno a finire le prove le porti da Mediaset Infinity a Canale 5. Questo è un prodotto sperimentale. I ragazzi giovani non guardano più la televisione, si vanno tutti a ripescare sulle piattaforme. Questo progetto è stato molto coraggioso. Mediaset è molto contentata di com'è andato il progetto e sicuramente ci sarà un'altra edizione. Però bisogna educare il pubblico a certe cose e non è semplice.